invece si svilupperà in funzione di quelle intermodalità, cioè il diritto alla mobilità per i cittadini che si declina attraverso l'utilizzo del ferro laddove c'è possibile la ferrovia in questa importante infrastruttura. L'altro è la forte intermodalità con la gomma, la nuova non è servita dalla ferrovia. Se le due cose coesistono in un rapporto anche di economicità, la razionalizzazione ha portato a superare alcune criticità dal punto di vista economico, diciamo, laddove c'è la sovrapposizione dei servizi, portando economie e siamo in terra di mandarno, queste economie possibilmente da poter essere destinate a che cosa? A creare un Valdarno, una città diffusa, quindi può essere una circolare del Valdarno che in tempi cadenzati possa servire i cittadini e disincentivare l'utilizzo del mezzo pubblico. Questa è una scommessa che facciamo con di noi, la provincia ha le sue competenze, quindi la provincia ha ragione di esistere, dopodiché vediamo se questa scommessa riusciremo a vincerla. Mi preme dire una cosa, oggi ieri, 19 gennaio del 1914, si inaugurava in Valdarno la tranvia che collegava Teva, Montevarchi, San Giovanni e Terranova. Se i servizi pubblici locali ritornassero a quel livello, forse sarebbe di buon auspicio.